Maria Carrassi, Alla ricerca della verità, una vita tra sogno e realtà. Edizioni del Centro Studi Italiano di Parapsicologia. Mio marito aveva un appuntamento con un ingegnere per la misurazione di un terreno sul quale doveva erigersi un caseggiato. Chiese a mio marito di essere accompagnata da un'amica, presso la quale dovevo recarmi nel pomeriggio, visto che sarebbe passato da quella strada. Naturalmente ci recammo prima a prendere l'ingegnere. Durante il tragitto da casa dell'ingegnere a casa della mia amica, mentre io seduta dietro osservavo la nuca di quell'uomo, sentii un intenso profumo di crisantemi. Mi angosciai, conoscendo la mia sensitività, ma non dissi niente. Dopo 10 giorni, quell'ingegnere morì di infarto. Un giorno, all'uscita da scuola, alle ore 13, trovai vicino alla mia auto il proprietario di un supermercato che, appoggiato allo sportello della sua auto, attendeva il figlio all'uscita della scuola per portarlo a casa. Io ero una sua cliente, perciò mi salutò con un grande sorriso. Lo guardai con simpatia e senza rendermi conto di quello che dicevo, dissi: "Ciao Antonio", questo era il suo nome, "salutami tua moglie, dille che in settimana andrò a farle visita". Mi stupii di quelle parole perché dovevo andare a far visita a quella donna, visto che avevo modo di incontrarla al supermercato. All'improvviso ebbi paura delle mie parole, dette così, senza pensare, e rimasi turbata per tutto il pomeriggio. Quel giorno era martedì. Il sabato successivo, dei rapinatori entrati nel supermercato all'ora di chiusura, mascherati, nel tentativo di rubare l'incasso della giornata, spararono e colpirono a morte il caro Antonio. Appresi la notizia la domenica mattina alle 5 con l'uscita dei primi giornali, mentre mi recavo in stazione per prendere il treno. Un profondo dolore si annidò nell'animo mio. Mi sentivo quasi colpevole per non essere stata in grado di poter aiutare Antonio e la sua famiglia. Maria Carrassi, chiocciola libero.it